Quest'oggi prepareremo il pesto di zucchine fatto con zucchine, olio, pinoli, basilico, parmigiano, un pizzico di sale. Prendiamo una coppa per la cottura al vapore dentro il microonde. È in plastica normale, ma se voi avete altri tipi di scodelle potete tranquillamente utilizzarli. Se non avete il microonde, potete utilizzare tranquillamente una pentola sul fuoco, come se doveste bollire le zucchine. Per praticità, andrò a tagliarle molto sottili in modo tale che la cottura al microonde sia più veloce. Con una taglierina da cucina andate a ridurre a fettine le zucchine. Sono fettine molto sottili, guardate. Questo permette una migliore cottura. Che zucchine utilizzare? Le zucchine romanesche, quelle con il fiore di zucca attaccato per intenderci, che sono molto saporite, quindi oltre a quelle normali, vado ad aggiungere anche tre zucchine romanesche per dare anche un sapore un po' più intenso al nostro pesto di zucchine. Questo pesto è ottimo da utilizzarsi sia sulla pasta di grano duro, pasta secca, diciamo così, sia su quella fresca, acqua e farina come le trofie, le orecchiette, per esempio. Ottime sono anche le linguine col pesto di zucchine. Perfetto, abbiamo riempito la nostra coppa. Adesso aggiungiamo un goccino d'acqua. Io la prendo per comodità dalla bottiglia, ma voi potete tranquillamente utilizzare quella del rubinetto. Adesso le nostre zucchine sono pronte per essere cotte al microonde oppure in padella. Cosa facciamo? Aggiungiamo una presina di sale. Qui, una presa, due prese. Non vi preoccupate perché nella cottura a vapore poi il vapore porta giù il sale. C'è bisogno di girarlo. Aggiungiamo anche un goccio di olio. La nostra coppa è pronta per essere messa a microonde. Mettiamo la cottura a vapore, quindi chiudiamo tutti i fori che ci sono sulla coppetta e mettiamo al forno a microonde per 5 minuti. Ed ecco le zucchine cotte. Ora a queste zucchine andiamo ad aggiungere una manciata di pinoli. Delle foglie di basilico, mi raccomando, prendete soltanto le foglie, non il gambo, quindi privatele dei gambi. Ecco qui. Ecco qui. Parmigiano lo aggiungiamo per ultimo perché essendo molto calde le zucchine in questo momento rischiamo di fare una sottiletta filata. Andiamo adesso a mettere il tutto in un mixer. Anche l'acqua di cottura mi raccomando perché servirà per rendere più cremosa la zucchina, il nostro pesto. Spingete bene giù le zucchine perché così vi entreranno tutte e farete un'unica frullata. Ecco qui le ultime zucchine. Adesso aggiungete anche
Un cucchiaio abbondante di parmigiano, abbondate anche con un secondo cucchiaio, e poi irrorate con l'olio. L'olio è a piacere, mi raccomando che sia extravergine d'oliva. Aggiungiamo qualche altra foglia di basilico, sempre privata del gambo. Ecco, e andiamo a frullare. Qui. E adesso aggiungiamo un pizzico di sale. Non preoccupatevi se il pesto vi viene un po' troppo saporito, l'importante è che poi quando andate a cuocere la pasta vi regoliate sul sale della cottura. Assaggiate di tanto in tanto comunque il vostro pesto. In ultima istanza aggiungete un pugno di pinoli. Con questo pesto adesso potete condire la vostra pasta o semplicemente fare da contorno a una carne bianca, per esempio come il petto di pollo, oppure anche utilizzarlo vicino del pesce. Vi ricordo che abbiamo appena proposto la ricetta del pesto di zucchine di Bayard. Se la ricetta vi è piaciuta, commentate sul nostro sito oppure sul nostro canale ByArt su YouTube. Grazie e buon appetito!